Buongiorno, oggi parleremo della pistola spara biscotti, autentica croce edilizia delle nostre cucine. Spesso la compriamo, la proviamo una volta e la buttiamo o la rimettiamo in dispensa. Perché? La frolla non ci è riuscita bene. Sostanzialmente il problema è questo. Ricordatevi che la frolla montata è una ricetta particolare che potete trovare anche sul mio sito fantasiaecucina.it. Però una volta fatta la frolla impariamo ad usare bene la sparabiscotti. Io ho questa qua della Tescomma, la Delizia, e vi assicuro che è veramente fantastica. Innanzitutto è molto molto robusta e questo è fondamentale, soprattutto se ne facciamo un uso prolungato. Guardate un po', bella solida. Ok, come si compone la sparabiscotti? Allora, questo è lo stantuffo, questa qui è la leva che ci farà uscire la pasta frolla, che uscirà ovviamente da qui. È completamente smontabile. Noi leviamo il tappo inferiore e prendiamo le trafile, eccole qua. Con le trafile noi diamo la forma ai biscotti. Ora vediamo un po' di farli uscire. Vedete, sono tantissime, di diverse forme. Guardate un po', vedete, ci sono veramente tantissime forme che possiamo usare per i nostri biscotti, che saranno come quelli che troviamo nelle pasticcerie. Ok, noi scegliamo la nostra forma preferita, magari questa, la dobbiamo inserire qua nel tappo della sparabiscotti. Guardate bene come la sto inserendo, non così, la parte così messa così, no, ma la parte concava deve essere verso il basso, cioè verso l'uscita. Una volta messa, noi la inseriamo, la riavvitiamo nel corpo. Ok, così, vedete? La leva dello stantuffo ha una parte zigrinata, questa qui, che deve corrispondere con la leva, perché vedete il movimento? Ogni volta che noi tiriamo giù la leva uscirà un biscotto. Possiamo anche decidere lo spessore del biscotto, questo grazie a questa ghiera girevole, la vedete? Se è posizionata così, lo stantuffo toccherà proprio la base del tappo, vedete? E il biscotto avrà uno spessore maggiore. Se noi invece vogliamo fare dei biscotti con uno spessore minore, giriamo la ghiera così, di traverso, e vedete che adesso sbatte contro la ghiera così, quindi praticamente otterremo un biscotto di metà spessore. Utilissimo se vogliamo fare qualcosa di più delicato. Nella confezione trovate anche queste bocchette in plastica, eccole qua, ce ne sono, vedete, di diverso tipo. Questo perché? Perché la sparabiscotti può sostituire anche la sac à poche. Leviamo l'altra fila che avevamo scelto, inseriamo la bocchetta della forma che vogliamo, vedete, questo farà i classici biscottini AS, quindi la infiliamo così, come abbiamo messo la trafila, ok? La riavvitiamo al corpo macchina,
come a volte lo chiamo, assicuriamoci sempre che sia ben avvitata. Ok, in questo caso, allora tiriamola su, la parte digrenata deve essere dalla parte contraria della leva, perché noi la useremo così, vedete? Praticamente premeremo e ci regoleremo in base alla grandezza dei biscotti che vogliamo fare. Quando lo usiamo come sac à poche, possiamo usare un impasto che non sia anche quello di frolla montata, quindi anche l'impasto classico. Se magari vogliamo fare delle lingue di gatto che sono molto molto belline e molto molto buone, premeremo molto leggermente, lo trascineremo sulla teglia e faremo i nostri biscotti. Ok, quando fate l'impasto, adesso sto parlando di nuovo dell'impasto per la frolla montata, che vi ripeto, la ricetta la trovate anche sul mio sito fantasiacucina.it. Dovete mettere l'impasto all'interno del cilindro, spingere per bene, assestarlo per bene in modo che sia molto compatto, molto compattato proprio, e dopodiché procedere. Un altro motivo per cui spesso i biscotti non escono bene, o si appiccicano alla teglia o si appiccicano alla bocchetta, alla trafila in uscita, è anche che può capitare che distrattamente mettiamo sulla teglia un foglio di carta forno. Non lo dobbiamo fare perché si attacca e poi vengono male. Non possiamo neanche mettere del burro o dell'olio sul fondo della teglia. La teglia deve essere senza carta forno e non deve essere imburrata. Il biscotto andrà stampato direttamente sulla teglia. La posizione corretta è questa, così perpendicolare, fate conto che la tovaglia è la teglia, perpendicolare, faccio vedere proprio il movimento, ok? Quindi l'appoggiate così, perpendicolare, e premette lo stantuffo. Una volta lo levate e premette di nuovo, lo levate e premette di nuovo. Il movimento è sempre questo, d'accordo? La posizione della spara biscotti deve essere sempre perpendicolare alla teglia, quindi vi ricordo, teglia, permettetemi il termine, nuda, senza carta da forno, senza olio, senza burro, senza niente, ci va solo la pasta del biscotto. Quindi spara biscotti perpendicolare e premiamo così. Il movimento corretto è questo. Ricordatevi di lasciare una certa distanza, guardate, vi faccio vedere proprio l'esempio con le trafile, tanto la dimensione del biscotto è questa, più o meno la distanza deve essere questa. Non c'è lievito nella frolla montata, ovviamente, però dategli una distanza in modo che, come crescono e si gonfiano durante la cottura, non si appiccichino tra di loro. Una volta fatti i biscotti, è tutta smontabile, vedete, in modo da permettere una pulizia accurata. Ok? Dovete pulirla per bene, aiutatevi con gli strumenti giusti, fate una pulizia a fondo anche della parte digrenata che poi entra all'interno del tubo. Insomma, deve essere tutto perfettamente pulito e lucido, pronto al nuovo uso che ne farete. E vi assicuro che una volta che prenderete la mano, la userete molto, molto spesso e con grandi soddisfazioni.
Bene, spero di essere stato chiaro. Vi aspetto al prossimo tutorial. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Facebook, sempre come Fantasia e Cucina, su Instagram e sul sito fantasiaecucina.it. Alla prossima!